La migliore ceramica italiana in mostra a Faenza sabato 2 e domenica 3 settembre. 120 espositori, mostre, musei aperti, concerti, visite guidate speciali, premi, performance costituiranno il programma di Made in Italy, l'evento ideato a Faenza durante la pandemia e oggi è arrivato alla sua terza edizione. Se Argillà è la celebrazione della ceramica internazionale, Made in Italy è l'elogio della ceramica italiana. Arte e artigianato, design, oggetti per la casa, gioielli, sculture caratterizzeranno la 2 giorni di mostra mercato attorno alla quale, da quest'anno, si svilupperanno una serie di eventi in tutto il centro città che sarà raggiungibile grazie al servizio navette Gringo Bus potenziato per l'occasione sia da Piazzale Pancrazi sia dal centro commerciale Il Borgo. Made in Italy è un appuntamento importante perché soprattutto conferma anche in un panorama ceramico nazionale ed internazionale la presenza annuale di un appuntamento faentino che fa un po' il punto sullo stato dell'arte della ceramica nel caso di Made in Italy a livello italiano e nazionale. Una vera visione d'insieme su quello che in questo momento è l'arte viva, l'artigianato vivo ceramico in Italia. Sarà una manifestazione molto più ampia rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere, ci saranno molte mostre quest'anno. Made in Italy, che è nata come alternativa all'impossibilità di organizzare Argillà nel difficilissimo anno Covid del 2020, mantiene rispetto all'altra manifestazione di carattere internazionale con cui si alterna nel primo weekend di settembre un carattere più circoscritto anche a livello di giornate, di spazi nella città, però è cresciuta, cresce significativamente in questa esposizione, in questa edizione, non tanto quindi dal punto di vista degli spazi che occupa, ma dal punto di vista degli eventi collaterali, artistici, performance, happening, mostre, visite guidate. Il cuore culturale legato alla ceramica di Faenza è venuto alla ribalta anche su questa manifestazione. Tutti gli istituti culturali della città propongono appuntamenti e eventi dedicati, ci sono tante mostre in giro per la città e quindi di nuovo questo segno forte dell'identità ceramica faentina che si allontana anche dall'oggetto e spazia con una visione culturale a 360 gradi che coinvolge tutta la città, purtroppo in una Faenza che ha vissuto quello che tutti sappiamo nel mese di maggio, e quindi anche questa una sfida per la città che però è un segno comunque di forza, di un'identità che c'è, deve rimanere, dobbiamo continuare a consolidare.